al deputato Movimento 5 Stelle Riccardo Francaro, che ringrazio di essere con noi. Buongiorno Francaro. Buongiorno a lei, Oscar. Buongiorno. Allora, innanzitutto, come scrive Repubblica, è vero stop, c'è stato lo stop, la retromarcia del PD, le risulta? Ci risulta dal punto di vista degli articoli di stampa, dalle dichiarazioni, perché poi gli atti concreti si fanno in ufficio di presidenza o addirittura in sede di discussione del bilancio della Camera, che si fa generalmente ogni anno ad agosto, in modo che la gente non segua le vicende interne della Camera, 1 miliardo di euro di soldi di contribuenti spese spesso in privilegi. E niente, qui abbiamo assistito al solito schema: proviamo a buttarla lì, vediamo se la gente se ne accorge, casomai se monta lo scandalo facciamo un passo indietro. E grazie anche ai mezzi di comunicazione che hanno dato spazio e risalto a questa vicenda, oggi sentiamo dichiarazioni per cui addirittura sembra che non ci fosse nessuna intenzione di farlo, cioè di dare questi 50.000 euro come bonus elezioni, bonus casta per poter andare anticipatamente ad elezioni. Voglio solo dire che questo non l'ha mai scritto nessuno. Io vengo per esempio dal Trentino, una provincia autonoma dove questo è già stato fatto. Certo. Il Partito Democratico non è che si sia inventato una novità, ha semplicemente preso quello che ha fatto a livello locale in altre zone d'Italia e ha voluto riportarlo a livello nazionale. Per esempio, appunto, nella mia provincia i vitalizi, che erano stati dichiarati aboliti, in realtà cosa avevano fatto? Si erano anticipati tutti i soldi del vitalizio calcolando un'aspettativa di vita a 90 anni, cioè un meccanismo a 90 anni più dei cittadini normali, sì. Perché loro riconoscono. Quindi è un meccanismo che abbiamo già visto, secondo me totalmente un privilegio inaccettabile, per il semplice fatto che il sistema contributivo si basa sul principio di solidarietà intergenerazionale che ci hanno spiegato da sempre essere oggi fondamentale per la tenuta del sistema, cioè noi paghiamo con i nostri contributi le pensioni degli attuali anziani. E quindi se mancano i nostri contributi non riusciamo a pagare le pensioni degli anziani. Perché il parlamentare deve avere questo privilegio di potersi intascare subito e non versarli invece all'INPS? Anche perché ricordo che ci sono innanzitutto il 52% dei pensionati prendono meno di 1.000 euro oggi in Italia, ma abbiamo più di 2 milioni di pensionati che prendono meno di 500 euro, cioè vivono sotto la soglia di povertà. Quindi veramente è uno schiaffo. No, ma oltretutto, io apposta all'inizio ho ricordato cosa capita a noi cittadini comuni che non maturano almeno il numero minimo di 15 anni di versione, si perdono perché l'ordinamento dice che è giusto perderli, è giusto che noi non li riceviamo, perché comunque siamo tenuti appunto a quello che diceva Fracaro prima, cioè siamo tenuti a contribuire all'equilibrio intergenerazionale, e se noi non abbiamo lavorato abbastanza, noi il trattamento non lo avremo, ma complessivamente siamo tenuti come cittadini appunto al fatto che l'INPS, come sapete, ha dei fondi che sono in equilibrio attivo, ne ha tanti altri ereditati dal passato, che ne ha nei privilegi anche nel privato, post telegrafonici, i dirigenti e così via, per cui vanno ripianati, e quindi noi però i contributi li perdiamo. Perché questo principio di compartecipazione, visto che anche nel bilancio di Camera e Senato c'è un enorme sbilancio tra trattamenti erogati ogni anno in conto economico da chi ha maturato i vecchi vitalizi o onusti di privilegi e i contributi annuali versati da deputati e senatori, perché non vale, Fracaro? Ma questo è un problema annoso, nel senso che i parlamentari hanno sempre potuto approvare leggi che chiedevano sacrifici agli italiani con nonchalance, cioè con uno spirito leggero, perché tanto non si applicavano e non si applica a loro, cioè ai parlamentari, perché vige il principio dell'autonomia, dell'autodichia, per cui il Parlamento è un mondo astratto fuori dalla realtà dei cittadini normali, e quindi sì, per i parlamentari si fanno delle regole, per i cittadini un'altra. In questo modo è molto semplice dire, certo, vabbè, vi tagliamo un po' di stipendio, vi tagliamo un po' di diritti. Cioè, nel momento in cui hanno fatto la Fornero, io immagino un parlamentare che doveva votare la Fornero e pensava tra sé e sé, beh, ma
io non voglio andare in pensione a 67 anni o a 70 anni per i più giovani, no? Invece hanno potuto votarla a cuor leggero perché tanto non si applicava. Perché tanto a loro non si applica. Allora, io ringrazio intanto Riccardo Fraccaro e io li ringrazio anche per quello che hanno fatto su questa vicenda. Non c'era ancora la proposta formale? Beh, meglio che così si sia evitata anche la sola idea, perché questa è la posizione del PD. Sì, se posso interrompere, certo. In realtà non tutti i mali vengono per nuocere, perché adesso, l'avevamo già fatto, però non c'era clamore di diatico. Adesso presenteremo una proposta di applicare la Fornero ai parlamentari. Anch'io sono per l'omologazione. Beh, molto probabilmente questo genererà in alcuni ambienti politici volontà di fare retromarcia sulla Fornero anche per tutti, se ci fosse questa specie di logica. È ovvio, purtroppo, perché naturalmente quando si soggiace agli stessi trattamenti si maturano opinioni un po' diverse magari anche sulla congruità e l'opportunità di riservarli agli altri, cioè ai cittadini normali. Grazie a Fraccaro da questo punto di vista.